della direttiva approvata appunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, quella direttiva che entro 2 anni dovrebbe essere recepita anche in Italia, abbiamo chiesto al professor Alberto Gambino, professore ordinario di diritto privato all'Università Europea di Roma, che segue questi temi ed è un esperto del settore, insomma, permetto di dire, tra i pochi capaci di far comprendere che cosa si cela dietro i tecnicismi di certi testi di legge, e quindi insomma sono contenta di averlo qui con noi. Lascia lui la parola per una spiegazione di quello di cui stiamo parlando, poi apriremo ovviamente il dibattito. Grazie ancora. Grazie, grazie di questa opportunità. E il quadro normativo risente di cosa c'era prima. Le vecchie direttive disciplinavano tutto il tema che in qualche modo ha a che fare col copyright in 2 grandi scenari, quello del commercio elettronico e quello tipicamente otariale della copia privata, dei diritti connessi. Noi avevamo queste 2 fonti normative, siamo negli anni 2000, le quali dialogavano poco l'una con l'altra, e cioè c'era tutta la parte sul commercio elettronico che era legata alla disciplina delle piattaforme, alla responsabilità, a seconda che poi si avesse un obbligo di vigilanza su cosa circolava all'interno di queste piattaforme, che tuttavia solo incidentalmente facevano affidamento sul fatto che su queste piattaforme poteva circolare anche opera protetta dal diritto d'autore, che certo avrebbe dato luogo a responsabilità se non si avevano le licenze, ma che tuttavia la direttiva sul commercio elettronico si occupava soprattutto dei beni materiali e quindi la possibilità di trasmettere a distanza la ricchezza, diciamo, che piano piano cominciava a popolare il mondo digitale. Accanto a questo invece c'era un'altra direttiva che riguardava i diritti connessi, e cioè la possibilità, soprattutto con il broadcasting, con le nuove modalità di comunicazione a distanza, di verificare quale fosse poi il soggetto responsabile dell'immissione in rete dell'opera protetta dal diritto autoriale con le nuove tecnologie. E quindi è evidente che con le nuove tecnologie non è responsabile soltanto chi fa la prima messa in commercio dell'opera, ma anche chi via via la riproduce e amplia il numero dei soggetti che possono fruire di quell'opera. Il diritto d'autore garantisce un principio, che sia solo l'autore o l'editore a definire la quantità di disseminazione dell'opera sul mercato. Questo è il cuore del diritto d'autore. Il diritto d'autore significa che sono io che governo il numero, e di qui i bollini della SIAE. I bollini della SIAE non facevano altro che identificare il numero delle copie in commercio su cui poi remunerare editore ed autore. Capirete che questo col mondo delle tecnologie è particolarmente difficoltoso, perché ci si è provato, no, ad apporre il bollino elettronico, poi ci siamo resi conto che era particolarmente inefficace una soluzione del genere. E si arriva dunque invece a questo grande dibattito dove si cerca a questo punto di ricalibrare il diritto d'autore all'interno della società dell'informazione e soprattutto all'interno del mercato, dell'ecosistema digitale, e cioè informazione, mercato e diritti di privativa avevano bisogno di un'unica normativa di riferimento. Perché forse questo dibattito è partito male? Perché si è concentrato su 2 aspetti importanti ma non decisivi, cioè quelli che erano l'articolo 11 e l'articolo 13 della direttiva. Tutti conosciamo il dibattito, che possiamo riassumere: da una parte gli aggregatori di notizie, per dirla con parole chiare Google News, dall'altra parte le piattaforme, che appunto in base alla vecchia normativa sul commercio elettronico erano responsabili fino a un certo punto, perché erano come semplicemente degli operatori di connessione e non invece dei soggetti che potessero vigilare sui loro contenuti. E questo grande dibattito forse ha anche un po' viziato tutti quei parlamentari, immagino ce ne siano tanti in buona fede, che hanno anche votato contro, perché da un lato sembrava libertà di informazione, libertà di comunicazione, dall'altro il dirigismo che voleva invece creare un documento, il bavaglio a quella libertà. E chiaramente tutto ruotava al fondo intorno a una certa interpretazione che si dava soprattutto dell'articolo 11, perché è quello che coinvolge il mondo della stampa, della notizia, delle informazioni che circolano in rete. Appunto Google News è un po' l'archetipo di questo
di questo scenario. E dall'altra parte il tema delle piattaforme, c'è tutto lo scambio fra utenti e quindi quanto si possa o meno entrare anche in un'utilizzazione che sembra essere libera e non coperta da intenti commerciali. E allora per questo motivo questi due aspetti li lascerei alla fine, mentre comincerei a vedere alcuni tratti davvero che anch'io, come diciamo Colby, sorprende che non ci sia stato un voto unanime. E cominciamo in particolare dalle nuove eccezioni e limitazioni, che tra l'altro il Partito Democratico ha a cuore questa tematica. Cosa sono le eccezioni e le limitazioni? Breve riassunto, noi le chiamiamo le utilizzazioni libere, e cioè il fatto che è vero che il diritto d'autore ha un suo contenuto patrimoniale significativo, del resto se non l'avesse non ci sarebbe nessun incentivo anche per il progresso delle arti, delle capacità, dei talenti, eppure il diritto d'autore ha al suo interno anche un contenuto che viene chiamato un po' diritto morale d'autore, no? Riconoscimento della paternità, ma anche il mantenimento dell'integrità dell'opera. E c'è dentro il dibattito che viene da lontano l'idea che il diritto d'autore abbia anche una sua esigenza di essere fruito dalla collettività senza tempo, senza spazio, e cioè che a un certo punto l'umanità ha un suo benessere che deriva anche dalla possibilità di fruire liberamente delle cose più belle che ci sono sul nostro pianeta. Di qui tutto il tema delle libere utilizzazioni, che poi nelle normative di settore statuali è sempre legato in modo un po' arido alle eccezioni, alle limitazioni, più che libere utilizzazioni, che è una formula molto più ariosa, ma che non utilizzano invece le norme interne. E cioè a dire, quando si studia, quando si vuole fare didattica, quando ci sono esigenze umanitarie, quando ci sono insomma tante cose dove sarebbe davvero un po' egoistico ritenere che anche in quei casi occorra pagare qualcosa per quel diritto d'autore sacrosanto, sia in termini patrimoniali che morali. E allora di qui un regime di eccezioni e limitazioni molto rigoroso, molto ben calibrato, dove fa sì che se quelle dispense si usano con finalità didattiche o sono attività di ricerca o c'è un ente benefico che ne dispone e così via, la SIAE guardi di buon occhio queste vicende e quindi non blocchi quel tipo di disseminazione. Primo perché normalmente è molto contenuta all'interno di ambienti, di settori, e quindi non è una disseminazione commerciale ampia e larga. E secondo proprio per la finalità di quella disseminazione, che in qualche modo è strumentale per una crescita umana che non è semplicemente una crescita culturale, ma è qualcosa di molto più importante che rientra nel campo ad esempio dell'istruzione. Dell'istruzione, quindi sappiamo, il ministro Fedeli lo sa bene, quanto sia fondamentale che sui banchi di scuola ci sia libero accesso ai contenuti della cultura, delle scienze e delle arti, con finalità ovviamente didattica, quindi non significa riprendersi in pieno quell'opera, ma qui c'è tutto il tema delle antologie, il diritto di citazione, la possibilità di reperire la fonte originale, e questo già c'era nel nostro ordinamento italiano, eppure la nostra direttiva ragiona nell'ottica delle nuove tecnologie, perché invece le nuove tecnologie, forse qualcuno lo ricorda, si tentò, e fu il governo italiano che tentò di fare questa cosa un po' maldestra, diciamo la verità, e le cosiddette opere degradate, forse qualcuno lo ricorda, a un certo punto si era detto ma la Gioconda, ci sono alcune grandi capolavori dell'umanità, noi dobbiamo però garantire i diritti di riproduzione economica a chi lo ha acquistato da un punto di vista della riproduzione quel diritto, e quindi si può trasmettere su internet purché sia degradata, il che francamente risultava soprattutto a livello didattico un'aberrazione. Ma che significa degradata? Tra l'altro è un non senso, perché chi si occupa di informatica sa che tutto è degradato nell'online, non c'è nulla che non sia degradato, bisogna vedere poi il livello di decodificazione rispetto all'occhio umano. Però a parte questo, e grazie al cielo proprio il Ministero dei Beni Culturali non ha mai attuato quella norma, legge dello Stato, però ha pensato bene di non attuarla perché si rendeva conto che quel tipo di libera utilizzazione oggettivamente era poco più che una presa in giro. Invece in questa direttiva si comincia a verificare in maniera molto più chiara quando quell'eccezione
è davvero determinata da esigenze altissime. La prima eccezione riguarda proprio le attività di ricerca. Le attività di ricerca, io segnalo solo le cose più interessanti, ma pensate al cosiddetto data mining. Che significa? Sono l'estrazione di testo e di dati, e cioè ormai gran parte delle opere sono digitalizzate e quindi effettivamente sono comunque opere protette dal diritto d'autore, ci mancherebbe altro, ma quanto cambia se io posso andare a investigare all'interno di quell'opera se esiste tra i suoi contenuti qualcosa di davvero interessante per il sottoscritto, e poi magari sono anche disposto a pagare e comprarmi integralmente l'intera opera. Ma per fare questo, un tempo si stava nelle librerie e si sfogliavano seduti sui gradini il libro, oggi il libro non si sfoglia così, né se si mettesse online si potrebbe solo sfogliare, qualcuno se lo scaricherebbe, tant'è che i libri spesso sono 3 pagine sì, 5 no, altre 4 sì, proprio per evitare che nella sua integrità qualcuno possa scaricarsi. Il data mining significa che io posso però accedere al contenuto e andare a verificare integralmente all'interno dell'opera, quando c'è attività di ricerca, quindi qui prevale un intento non commerciale, andare a verificare se esistono alcuni contenuti, in modo tale che laddove esistano quei contenuti io poi posso decidere liberamente di acquistarmi integralmente l'intera opera o l'intera enciclopedia. E questo è interessantissimo, perché non si poteva fare prima, perché ovviamente per fare il data mining necessariamente bisogna avere tutta l'opera nella sua integrità, e quindi come poteva conciliarsi la possibilità di apprenderla con la necessità di tutelare il diritto d'autore sull'intera opera? Con la tecnologia si riesce a superare questo, e quindi si riesce sull'intera opera a ricondurre quei passaggi di grande interesse per arrivare poi o all'estrazione del singolo brano, laddove interessi solo un brano, oppure probabilmente all'individuazione dell'intero contenuto autoriale. Qui poi i software stanno andando avanti. Io penso, come in campo giuridico, ad esempio, adesso le ricerche non si fanno più sul lemma, sulla parola, ma si fanno sui ragionamenti, cosa interessantissima. Cioè io posso su 100 sentenze andarmi a fare una verifica delle sentenze che danno un orientamento maggioritario, quelle che danno un orientamento minoritario, che se ci pensate non ci si arriva con le parole chiave, ovviamente, ci si arriva solo sul ragionamento della sentenza, e ci sono ormai programmi software che consentono di fare questo. E pensate quante potenzialità ha l'intelligenza artificiale, e quindi quanto anche rispetto a questa utilizzazione libera ci può arricchire. E il tema che riguarda la didattica e l'istruzione, e c'è una responsabilizzazione qui proprio degli istituti di istruzione, dei suoi locali, cioè deve avvenire nell'interno di un contesto protetto. Questo un po' anche la dice lunga su quanto c'è di interesse generale, interesse pubblico dentro l'istruzione. Cioè questa è una tipica utilizzazione, eccezione, che è strettamente legata a un interesse pubblico di cui comunque è portatore un ente, un soggetto pubblico, paritario. L'importante è che faccia parte di questa galassia del mondo dell'istruzione in senso ufficiale, proprio per evitare che poi dietro la parola istruzione ci possa essere qualche ente invece commerciale che a questo punto va a depauperare pienamente il contenuto autoriale. E sempre l'indicazione della fonte, questo è l'altro caveat che mette la direttiva. Qui c'è un tema che bisogna decidere anche a livello interno, legato un po' all'equo compenso, e cioè le utilizzazioni libere da sempre possono accompagnarsi anche con un equo compenso, e questo è un po' la misura della rilevanza di quei contenuti, anche di un'esigenza che sia più o meno diffuso quel contenuto, pur sempre all'interno di una certa categoria. E quindi in alcuni casi si prevede un equo compenso. E qui bisogna ragionare bene, e il ministro Franceschini lo ricorda bene, perché c'è già una normativa che riguarda l'equo compenso, che con un decreto ministeriale che poi si rinnova periodicamente, e che fa leva sul fatto che i device in effetti inevitabilmente all'interno delle loro memorie contengono talvolta, spesso, meno spesso, ogni device ha una sua storia, contenuti coperti dai diritti di privativa intellettuale. E allora in questo caso, per tagliare la testa al toro, si è immaginata questa formula dell'eco compenso, e cioè significa che a prescindere
da quanti contenuti di privativa scorrono, circolano dentro il mio device, il costo del device stesso, c'è un margine che viene dato per la remunerazione degli autori. Questa in effetti è un po' una tassa, cioè a dire, io ad esempio che ho solo le fotografie di famiglia e quindi non sono coperte dal diritto d'autore, tuttavia io pago il mio device quel di più che pagano anche gli altri. Però per carità, è stato quel contemperamento che ha consentito di trovare una soluzione. Poi ovviamente sarà la saggezza di chi emana quel decreto di trovare l'asticella e l'equilibrio giusto, perché altrimenti ci sono reazioni o del mondo delle telecomunicazioni o del mondo autoriale. Quindi in questo caso la possibilità di prevedere un ulteriore equo compenso, bisogna davvero ragionare che questa non diventi una doppia tassazione, perché ci sarebbe a questo punto un equo compenso già legato alla tecnologia, un altro equo compenso legato in ragione del contenuto interno a quella tecnologia che tuttavia forse è già assorbito dal primo. Quindi su questo bisognerà fare una verifica concreta anche con gli studi poi economici che ci danno i punti di ricaduta. L'altro tema sono le eccezioni per la conservazione del patrimonio culturale. Ecco, questo è davvero importante, perché patrimonio culturale non è che magicamente riusciamo a trasmetterlo, a renderlo fruibile perché è bello, è buono, è fruibile per la capacità artistica di chi in quel momento ha disegnato quel tratto, quella scultura, ma anche perché ci sono degli enti che faticosamente riescono a dare una conservazione tale che richiede personale, diligenza, professionalità, che consentono poi di fruire di quel bene culturale in maniera più ampia possibile. Chiaramente c'è bisogno anche del privato, perché altrimenti il bilancio dello Stato non riesce a tenere le due cose. Questo che cosa significa? Che in effetti noi abbiamo sempre previsto nel nostro sistema una remunerazione anche per il soggetto che conserva il patrimonio, anche se tecnicamente non è coperto dal diritto d'autore. Il diritto d'autore ovviamente è legato alle opere d'arte contemporanea, poi quando risaliamo dai 70 anni dalla morte dell'autore inevitabilmente si perde, eppure pensiamo all'Italia, alla Grecia, i più grossi depositari di patrimonio culturale dell'umanità hanno tantissime opere ovviamente che non sono coperte in senso stretto dal diritto d'autore, ma che è corretto che abbiano la necessità di remunerare i soggetti che consentono la fruizione di quel patrimonio. Tecnicamente non è una utilizzazione, una remunerazione sul diritto d'autore, ma una remunerazione sulla conservazione. Però poi, siccome poi sono gli enti locali che spesso gestiscono questi proventi, ci può essere ogni tanto un po' di confusione. Il grande tema del diritto di panorama, no? Fare la fotografia sullo sfondo c'è un'opera d'arte e il diritto d'autore, no, lì non è il diritto d'autore, lì c'è dentro una concezione comunque di conservazione che può meritare anche una sua tassazione, oppure c'è un'utilizzazione libera. Qui si va sempre di più nella direttiva verso l'utilizzazione libera, e in questo senso la Commissione conferma l'importanza di questa eccezione. In qualche modo fa leva sulla distinzione fra l'opera nella sua integrità in sé e la sua riproduzione, a dire, se l'utilizzazione libera è fatta su una riproduzione dell'opera che tuttavia presenta caratteri di originalità essa stessa, allora qui sì che entriamo nella tutela del diritto d'autore e quindi in un vincolo. Ma se invece questo, chiamiamolo medium, che ha consentito la riproduzione di quell'opera d'arte è abbastanza semplice, come può essere la fotografia del sottoscritto di chiunque altro, quindi non ha la caratura di avere una sua novità, originalità, certo che ce l'ha sempre una novità originale, però qui viene visto in modo un po' più rigoroso, e quindi deve essere qualche cosa che ha un suo mercato, un suo mercato. E quindi è evidente che se invece io vado a rifare l'utilizzazione libera su quella riproduzione che invece ha un suo mercato, sto entrando direttamente in concorrenza con quell'oggetto coperto da privativa intellettuale, che invece non sarebbe corretto perché sono il famoso numero di opere disseminate sul mercato in capo all'autore di riproduzione. E quindi questa è un po' la terza eccezione. Io faccio cenni ovviamente alle cose più significative, poi magari se vogliamo parlarne più da vicino proseguiamo la nostra chiacchierata.
Veniamo ai due punti che ho messo alla fine, ma che viceversa hanno monopolizzato il dibattito. Il primo era il vecchio articolo 11, adesso è l'articolo 15 della direttiva, che riguardava l'utilizzazione online di pubblicazione di carattere giornalistico. Dunque, io dico subito che io su questa norma sono sempre stato abbastanza critico, perché dentro il nostro percorso di diritto d'autore abbiamo sempre distinto la impossibilità da parte dello stesso diritto d'autore copyright di coprire le notizie. Cioè la notizia in quanto tale non può essere mai coperta dal diritto d'autore. C'è scritto, si sa, è una cosa inutile ripercorrerlo. Al massimo c'è una tutela della cosiddetta freschezza della notizia. Un tempo il dispaccio di agenzia poteva essere riprodotto solo dopo alcune ore, non prima, proprio perché è vero che il dispaccio di agenzia aveva quasi sempre soltanto la notizia, non un po' la parte articolistica tipica dei quotidiani, ma anche quella in un'ottica però concorrenziale, quindi non in un'ottica di tutela del copyright, ma in un'ottica di tutela della concorrenza, occorreva impedire che poi chi facesse il mestiere dell'agenzia stampa si trovasse il concorrente che immediatamente gli andava a riprendere la stessa agenzia e la rimetteva in circolazione poche ore dopo. E quindi nella norma sul diritto d'autore, nella legge del 41, è prevista questa freschezza, questa tutela della freschezza. Non significa però che se un singolo utente viene a conoscenza di una notizia non possa lui poi divulgarla ad altri, e ci mancherebbe altro. Evidentemente la notizia non può essere coperta, la può divulgare come meglio crede. E un po', ho fatto un parallelo forse un pochino ardito, per me Google News, almeno all'inizio, rappresentava un po' lo strillone di tanti anni fa, e cioè quello che diceva alla piccola collettività del paese: hanno ucciso, oppure eletto il nuovo presidente, oppure Fausto Coppi ha vinto il giro d'Italia, e poi dava la notizia, quindi, e ci aveva anche in mano magari il Corriere della Sera o la Gazzetta dello Sport, però poi rinviava all'acquisto di quel bene. In qualche modo all'inizio sembrava che questo articolo 11 fosse davvero molto vincolante, tant'è che si riteneva che addirittura questi abstract che in qualche modo accompagnano la stringa informatica, l'ipertesto della notizia, fossero coperti anche questi dal diritto d'autore. Io che ho tre figli adolescenti, ahimè, non avrebbero più avuto accesso a fonti di informazione, perché loro purtroppo legano la conoscenza dell'informazione soprattutto da queste notizie che riescono a captare in rete, senza sentire quell'esigenza di approfondimento rispetto alla quale molti di noi invece avevano il gusto anche di andarsi a leggere i giornali. Adesso però il testo è molto più chiaro, e cioè il testo dice che effettivamente l'ipertesto e quindi il rinvio al link del quotidiano può essere ovviamente divulgato nel motore di ricerca, in questo caso nell'aggregatore di notizia, anche qualche parola che sintetizzi come se fosse un piccolo abstract il contenuto, purché ovviamente non sia esattamente lo stralcio della carta stampata. Peraltro in questo caso già la norma sul diritto d'autore lo tutela, perché anche sui brani non è che uno può prendere un brano e riprodurlo con finalità commerciale. Perché qua invece il grande pregio di questa direttiva è di aver levato tanti veli all'ipocrisia, e cioè gli aggregatori di notizie non sono come i quotidiani che hanno quella piccolissima remunerazione che è quasi il costo della carta, sono remunerazioni che invece riguardano gli inserzionisti e che quindi sono tutte piattaforme a fini di lucro. E quindi certamente è stato salutare da parte della direttiva distinguere, perché si fa lucro evidentemente su contenuti informativi che sono invece stati prodotti da altri soggetti. E se voi andate a chiedere a un direttore di giornale, anzi a un editore, quanto costa un inviato di guerra, solo in termini di assicurazione ad esempio, evidentemente se poi di quel servizio dell'inviato di guerra se ne può fare ampiamente lucro su una piattaforma dell'aggregatore di notizie, dopo un anno quel giornale rischia di chiudere, perché non ha, o meglio, forse non chiude, ma non manda più l'inviato di guerra, e quindi prende notizie di seconda mano, e ci rimettiamo tutti, perché invece che ci siano editori e soprattutto giornali molto qualificati che fanno quel tipo di investimento, continueranno a farlo nella misura in cui non ci sono altri soggetti che lucrano a loro danno degli stessi contenuti informativi.
E quindi qui si è arrivati a dire le poche righe sì, l'iperlink sì, ma anche il breve termine di durata di questa licenza, che poi eventualmente deve essere data, che è di 2 anni, ma invece qualcosa che va oltre impone a questo punto una contrattazione, una negoziazione, quindi un sistema di licenze. Probabilmente le piattaforme più lungimiranti dovrebbero arrivare a questa negoziazione, perché a loro invece interessano moltissimo i contenuti, e contenuti li fanno altri, e quindi si confida che ci sia invece un incremento anche nelle casse degli stessi editori, o comunque di tutti quei istituti informativi che lo fanno ovviamente anche con una finalità economica, di poter avere una remunerazione più alta di quella che attualmente non hanno. È una scommessa tutta da vedere, perché non sappiamo ancora come si comporteranno poi i grandi aggregatori di notizie. Quindi ecco, le mie perplessità che ho avuto, diciamo, all'inizio, sono in quest'ultima stesura definitiva assolutamente venute meno. Nessuna perplessità invece avevo sull'articolo 13, l'articolo 13 che ora è l'articolo 17, è quella dell'utilizzazione online dei contenuti protetti. Allora, qui effettivamente il discorso è molto serio, perché non c'è dubbio, questo è il tema del value gap, cioè l'idea che ci sta un valore che viene creato da autori, artisti, da tutto un palinsesto di capacità creative, ma che poi il valore teoricamente riproducibile da questi soggetti veniva in qualche modo scippato da altri soggetti, che erano appunto le piattaforme online, che anche grande questo dinamismo degli utilizzatori e anche questa grande capacità espansiva, avendo anche tutti gli snodi della rete, quindi sostanzialmente la capacità pressoché illimitata di disseminare queste opere protette nel mondo della rete, andavano a lucrare su contenuti che non erano di loro proprietà. Possiamo anche scomodare l'istituto della proprietà privata, perché in qualche modo diritto d'autore riecheggia quell'istituto. E allora, da questo punto di vista, che ci sia oggi un capovolgimento della logica della direttiva sul commercio elettronico. La direttiva sul commercio elettronico, qui davvero si sono rimesse insieme le due direttive, che diceva: io non sono mai responsabile di quello che circola in rete, a meno che non ci sia qualcuno che mi dice che ci sta qualcosa di illegale, a meno che io non abbia delle strumentazioni, però quelle strumentazioni di monitoraggio non ce le devo avere obbligatoriamente. E quindi poi andava a finire che c'è una specie di clausola di una zona franca, in buona sostanza, che consentiva di far circolare sulle piattaforme tante cose, fino a che c'era qui un commissario dell'Agicom, proprio l'Agicom non è intervenuta col famoso regolamento tanto contestato sino ad arrivare alla Corte Costituzionale, che tuttavia poi è uscito indenne e che ha consentito proprio a un'autorità così amministrativa indipendente di tutelare il diritto d'autore dentro la comunicazione elettronica della rete. Allora qui si capovolge tutto, perché in realtà il principio fondamentale è che gli operatori non possono beneficiare di limitazioni di responsabilità, il safe harbor che invece c'era nella direttiva 2031. Questo non c'è più, quindi il principio è che invece sei responsabile. E in tutti questi casi quindi occorre chiedere l'autorizzazione, se si ha il dubbio, se palesemente sono opere protette. Ripeto, non è che oggi non si facesse, perché poi noi qui stiamo parlando di YouTube, e YouTube sappiamo che invece degli accordi ce n'ha tanti, ci mancherebbe altro. Già su Facebook i temi sono un po' più delicati, perché tutta questa capacità di veicolare i contenuti autoriali, essendo immessa soprattutto da utenti, era anche oggettivamente più complicato, però tra le due colpisce più Facebook che non YouTube, se dobbiamo fare dei nomi e dei cognomi. Allora, da questo punto di vista non c'è più il safe harbor, c'è la necessità dell'autorizzazione, c'è la possibilità a questo punto di avere un'autorizzazione anche collettiva delle licenze, e c'è anche la necessità a questo punto di avere un enforcement diretto. Enforcement diretto significa che a un certo punto è lo stesso soggetto titolare della piattaforma che deve bloccare la connessione. Tutto questo ha poi dei limiti, ovviamente, che è un po' legato al fatturato. 10 milioni di euro, quelli inferiori ai 10 milioni di euro non si applicano delle norme così stringenti, i prestatori di condivisione, dei servizi di condivisione devono operare da almeno 3 anni
C'è il tema che il numero di utenti unici mensili solo quando supera i 5 milioni allora c'è quell'obbligo di disconnessione, anzi addirittura di neanche entrata dentro l'online dell'opera autoriale, il cosiddetto obbligo di stay down. Allora, da questo punto di vista è stato, devo dire, molto lungimirante aver diviso un pochino il mercato a seconda della robustezza della piattaforma. È una piattaforma magari creata da pochi utenti, che invece ha soprattutto un intento di un'utilizzazione molto più circoscritta, che ovviamente non significa che non valgano le norme sul diritto d'autore, certo che valgono sempre, ma che non sono così potenziate come invece impone adesso la direttiva. E cioè, da sempre nel diritto commerciale, anzi nel diritto industriale, c'è il cosiddetto rischio d'impresa. Da sempre nell'allocazione dei rischi quello che è più robusto deve sopportare anche rischi che tecnicamente, essendo rischi, potrebbero essere invece attribuiti anche al soggetto più debole, perché magari in quel caso specifico è lui il responsabile. Però è così, è sempre stato così. Pensate alla responsabilità dei produttori, dell'impresa, l'industria, il danno da prodotto difettoso, anche se quel difetto magari viene fuori che era una sbadataggine di chi l'ha utilizzato, in punto di partenza si va a collare al produttore ed è lui che deve risarcire. Ma perché? In un'ottica sociale è il soggetto che è più in grado di sopportare gli oneri di quella responsabilità anche in termini economici e monetari. Questo principio oggi è presentissimo in questa direttiva e direi che è anche ben esplicitato con questa differenziazione a seconda dei soggetti e della capacità economica delle piattaforme. Questi sono un po' gli spunti. Io, il mio giudizio è non solo positivo, ma è un giudizio che, al di là dei tecnicismi, spero di non averli enfatizzati troppo, segnala un passaggio anche culturale, e cioè che anche nell'online, anche nella rete, nell'ecosistema digitale, una parola brutta perché ecosistema digitale sembra quasi che un sistema autoreferenziale che ha delle norme un po' legate ai tecnocrati e che non risentono di una giuridicità che viene invece dalle norme dello Stato e dall'Unione Europea. No, no, le norme le fa la comunità organizzata, si organizza e dispone quali sono le regole di questi consociati. Poi dopo viene il web e a quelle norme si deve sottoporre. Se invece si invertono i termini e si dice no, queste sono zone dove le norme le fanno direttamente gli operatori che stanno, che popolano il web, stiamo sovvertendo un principio democratico, che invece le leggi le fa lo Stato o l'Unione Europea. Quindi da questo punto di vista è molto positivo che in fondo l'Europa si sia riappropriata di questo tema, perché non c'è dubbio che negli Stati Uniti e in fondo anche nel mondo anglosassone questo principio sia invece un po' più sul piatto della bilancia degli operatori, ma anche per cultura, anche forse per un livello, diciamo, di etica sociale diversa, legata a, andiamo molto lontano su questi aspetti, quindi non è che una parte è bianca e l'altra è nera, però non c'è dubbio che invece nella nostra cara vecchia Europa il senso della legge, che significa il senso dei popoli, dei cittadini, diventa in questo caso la stella polare che deve guidare l'orizzonte, in questo caso il diritto d'autore, ritengo che sia un orizzonte più che mai importante. Ringrazio.